parliamo in 30 anni di offerte, donazioni, per non parlare poi di acquisti di materiali e di libri, eccetera, eccetera, che possono essere anche quantificate. Così, per un calcolo off the bat, proprio immediato, sicuramente parliamo di non meno di 100.000 dollari, insomma, probabilmente di più, insomma, ecco. Per capire come una setta può distruggere una vita, facciamo un passo indietro. L'uomo che racconta di aver speso oltre 100.000 dollari per una setta è Tony Occhiello. Nato in provincia di Foggia, vive tra Los Angeles e la Capitanata. La sua vita da regista è stata accompagnata però da un segreto che gli ha rovinato l'esistenza: l'adesione ad una setta, un culto distruttivo orientale che poco a poco si è preso tutto: la sua vita, la sua famiglia e perfino i suoi soldi. Iniziata tantissimi anni fa a Los Angeles, quando io ero lì, dopo aver completato il mio corso con Directors Guild of America, ero sul set in un film di Steven Spielberg, dove ho conosciuto una ragazza che faceva parte di questa setta, a mia insaputa comunque, che poi è diventata la mia fidanzata e che mi ha tirato dentro questa organizzazione. L'accoglienza è quella che viene definita con un termine gergale da addetto ai lavori di love bombing, bombardamento d'amore, cioè si circonda il nuovo adepto di tutte le attenzioni, sollecitudini e affetti possibili per farlo sentire al centro del mondo, per fargli sentire di aver trovato una nuova famiglia. E in quella nuova famiglia Tony ci rimane per 35 anni. Dal 1980, quando l'ha conosciuta negli States, affascinato dagli ideali e dalla mission dell'organizzazione che fa proseliti in tutto il mondo, Capitanata compresa. Tony si sposta dall'America, torna in provincia di Foggia e continua a praticare. Quando aderii è perché ero molto idealista e in realtà questa setta si maschera con un forte tasso di idealismo che loro definiscono aspirazione per la pace del mondo. Il livello di separazione fra te e il resto del mondo che questa pratica in qualche modo convoglia è tale che alla fine ci si ritrova ad essere così alienati da non avere nessun altro punto di riferimento. Ho avuto letteralmente esperienze di persone, anche amici, che mi hanno detto: Tony, sappiamo che tu hai ragione, sappiamo che questa è una setta, sappiamo che distrugge la tua vita e le vite degli altri, ma io se vado via di qui dove vado? Ma per raggiungere l'obiettivo di migliorare gli altri e sé, servono regole ben precise da seguire. Servono innanzitutto energie positive e piena adesione al progetto. E poi la pratica, la preghiera mattutina, la recitazione di un mantra. Prima di tutto, però, serve allontanare le energie negative, nel caso anche familiari. La mia famiglia è stata distrutta da questo. Ricordo ancora che a mia sorella, che mi ammoniva: Tony, ti stanno lavando il cervello, io ponevo sguardi di sufficienza. Poverina, non poteva capire l'altezza dei nostri ideali o la grandezza di ciò che stavamo realizzando e tutte queste, chiedo scusa per il francesismo, queste emerite minchiate. Eh già, perché nel frattempo Tony continua ad avere come riferimento la nuova famiglia, l'organizzazione che vuole la pace nel mondo. Mia ex moglie si è sempre opposta molto decisamente a queste persone. Allora, costantemente mi veniva detto: dunque, tua moglie è ciò che vuole impedire la tua illuminazione, la tua felicità, la tua piena realizzazione come essere umano. Mia moglie disse: bene, allora sei tornato dal Giappone, dunque, mentre tu eri in Giappone, io sono andata dall'avvocato, dunque, firma le nostre carte di divorzio. Nel 2015 però succede un fatto che cambia tutto. L'incantesimo si rompe, una donna, una praticante di Ortanova, si toglie la vita. La setta, dice Tony, ne parla in maniera sbrigativa, sembra voler proteggere i suoi iscritti da quella tragedia immane. È in quel momento che Tony vede tutto sotto una nuova luce. Il suicidio di una donna che era membro di questa setta e che frequentava questa setta proprio nel gruppo di cui io facevo parte. Non ha più resistito alla pressione psicologica e si è impiccata. Le parole oscene di un leader della setta che, venendo ad incoraggiare gli altri,
di quel gruppo avrebbe detto proprio sì, ci dispiace che Francesca si sia uccisa, ma insomma questo in fondo era il suo karma, noi non possiamo farci nulla. Tony riesce a liberarsi dalla setta, non senza difficoltà come vedremo in seguito, ma aderire ad un'organizzazione simile che ti priva di tutto in cambio di niente non è affatto difficile. Questo è reso conto di uno studio fatto in Puglia che, numeri alla mano, sembra essere la culla dei culti distruttivi. Il 55% del campione è di sesso femminile e i gruppi con cui questa gente ha fatto maggiormente esperienza e da cui ha raccontato di aver ricevuto degli abusi o comunque di aver fatto un'esperienza non semplice, prevalentemente sono i testimoni di Geova, Soka Gakkai, Genio 21, Antroposofia, Hare Krishna, Chiesa dei Santi degli ultimi giorni. I primi contatti sono avvenuti a casa, attraverso convegni, attraverso amici. Le cose positive che essi hanno raccontato di aver sperimentato sono stati il senso di appartenenza, la comprensione e la solidarietà. Esperienze però che sono state nel proseguo dell'esperienza assolutamente cancellate dal senso di oppressione, dallo stracismo, dalla limitazione della libertà individuale. Per il 55,6% di questo campione il percorso di uscita è stato difficile e travagliato. Solidarietà, comprensione, sono questi i doni che attirano i nuovi adepti. Così, tra i nuovi ingressi non c'è distinzione di sesso, religione, classe sociale, tutti possono entrarci ed è difficile uscirne se non con un lento e graduale percorso. Ovviamente non esiste un lavaggio del cervello come previsto da alcuni film di Hollywood con totale e completa rivoluzione della personalità dell'individuo, ma esistono delle forme di persuasione molto potenti, che conosce per esempio il marketing, che conosce benissimo la propaganda politica. Il problema non è se esistano o non esistano, il problema è qual è il fine. Se è quello dello sfruttamento, beh, in quel caso è una persuasione che possiamo definire indebita, anche se apparentemente non c'è alcuna violenza fisica, ma l'esito finale di tutto questo processo non sarebbe mai stato scelto in origine dall'individuo. Pertanto applicargli il concetto di libera scelta è assolutamente opinabile. E a proposito, sentite cosa ha fatto Tony liberamente e senza alcuna costrizione. Una delle cose più classiche che vengono usate è veramente un trucco vergognoso, che è quello che più doni e più benefici riceverai dal Bronson, dall'universo. Fui convinto anch'io di permettere questo rilievo diretto dallo stipendio. Nel mio caso arrivavo fino al 5%. Il volontariamente è un confine molto poco definito, ecco. Sei comunque sotto una influenza molto specifica e doni perché senti che è la cosa giusta da fare. Anche Tony ha dovuto combattere e combatte ancora oggi contro il mondo delle sette, tanto da fondare un'associazione, la IVS. Ma il suo percorso è costellato di detrattori ed odiatori. Anni fa Tony ha avuto un incidente che gli ha limitato l'attività motoria. Ecco i suoi nemici come accolgono la sua iniziativa antisette. Quello è stato traumatico e ha richiesto diversi mesi o anche di più di aggiustamento, perché intorno a te viene fatto il vuoto assoluto, non solo anche quelli che erano i tuoi amici, che consideri i tuoi veri amici nella setta, non vogliono più parlarti, non vogliono più vederti, ma inoltre tutte queste persone incominciano immediatamente la pratica dell'infangamento. È a livello privato e a livello pubblico anche, no? La denigrazione del traditore, perché tale tu diventi, la denigrazione, l'infangamento, lo spiare la mia vita privata, pubblica, cioè è più di quanto... è più di quanto si possa sopportare. Eppure abbiamo sopportato, non sono l'unico, sono migliaia che hanno lasciato questa setta.
ci vedo nulla. La mia credulità, la mia stupidità, il mio idealismo, il mio aver creduto che queste persone fossero animate dagli stessi nobili intenti o ideali. Contrastare le sette oggi è difficile, anche se Toni, con la sua associazione, sta cercando di far approvare un disegno di legge ad hoc in Parlamento. L'abolizione del reato di plagio ha letteralmente aperto le porte a tutte queste associazioni, a queste sette, facendo dell'Italia il paradiso delle sette. Chiunque voglia contrastare questo fenomeno si trova davanti ad una vacatio legis che è semplicemente sconcertante. Dopo 30 anni in una setta, oggi Toni può tornare alla sua vita e quando gli chiediamo cosa gli sia mancato di più in questi anni, semplicemente ci risponde: la libertà, la libertà, la libertà.